Defon Hall con Flaccadori nel reparto esterni di Milano. Ecco l'ex Trento che riceve palla fuori dal raccolo dei tre punti. Serve Schiltz che ha di fronte Sokołowski, ancora buona la difesa del polacco. Schiltz cerca di prendere un po' di vantaggio, passa in mezzo anche all'aiuto di De Nicolao, poi Poitre sbaglia la schiacciata, ma rimbalzo in attacco ancora di Schiltz, il possesso rimane a Milano. Flaccadori, velo di Poitres, Schiltz con 5 secondi tira sopra Sokołowski, questa la sbaglia, Voigtmann la tocca, la prende De Nicolao, più 4 del possesso Napoli. Flaccadori si accoppia con il numero 5 della Jevi, Schiltz cerca l'anticipo su Sokołowski, fallo antisportivo. Minuti, vediamo Schiltz e il primo libero lo manda a bersaglio. Lui è un giocatore che tira liberi in campionato con l'88%, 82% invece in Eurolega. 15 punti, 5 assist con il Fenerbahce, il canestro più importante della partita. E dopo il fallo antisportivo il possesso resterà alla squadra di Ettore Messina. Sokołowski a difendere su Schiltz, finta di blocco di Poitras, Voigtmann ribaltamento, Flaccadori liberissimo per la tripla, la manda a bersaglio, ottimo attacco di Milano che sposta la zona di Napoli tutta sul lato per poi effettuare un passaggio skip molto molto competente da parte di Voigtmann. Se il tiro era da tre oppure no, rimessa confermata per Napoli. Allora con De Nicolao si muove Lever, si va da Owens in punta, ancora De Nicolao accoppiato a Diego Flaccadori, esce Pulla inseguito da Devon Hall, ricezione non perfetta da parte del numero 0 di Napoli. Owens porta il blocco, Pulla rimane con Poitras, lo sfida uno contro uno, perde la maniglia ancora con 2 secondi, deve forzare il tiro sopra Poitras, c'è con Pullen. Quando vede Milano di fronte, questi tiri non li sbaglia mai. 19 con 3 triple su 9 tentativi e sono stati tutti e 3 tiri simili a questo. Qua rischia la palla persa all'Olimpia, Melli per Flaccadori che prova a replicare a 3 punti, questa la sbaglia, grande pau di Poitras, extra possesso Milano, Melli con 10 secondi va da Devon Hall, accoppiato a Pullen, lo attacca dal palleggio, lo batte, va dentro fino al ferro a segnare Devon Hall con il canestro che vale il 71 pari a 8-0-5 dalla fine del quarto quarto. Che partita al Forum, ma del resto quando si affrontano Milano e Napoli non è mai una partita banale. Adesso Schiltz rimane con Pullen, Sokołowski con Devon Hall, un minimo vantaggio a livello di centimetri, prova ad approfittarne portando il vicino a canestro, la virata verso il fondo però è tenuta molto bene dal 22 di Milano, sbaglia Sokołowski, Schiltz riparte, vuole andare dentro contro De Nicolao che commette fallo nel suo gioco, soprattutto quando deve tentare tiri di questo tipo. Scambio fra Poitras e Devon Hall, Melli si avvicina per portare il blocco, Pullen rimane appiccicato a Hall, Melli va a liberare Schiltz, finta su Zubcic, poi tripla di Schiltz sbagliata, buona difesa di Napoli, molto cresciuta rispetto all'inizio. Sokołowski corre, dall'altra parte c'è Ennis, Melli lo costringe a fermarsi, Zubcic con Schiltz, palla di ritorno per Ennis che attacca l'area pitturata, va su per il tiro nonostante il raddoppio, lo sbaglia, Owens la tocca ma alla fine la prende Poitras, molto prezioso per queste giocate il numero 2 di Milano. Messina fa rialzare Mirotic, pronto a rientrare a 7-0-5 dalla fine su 71 pari. Schiltz attacca Sokołowski, Zubcic salta sulla finta, Schiltz commette violazione di passi. Sono 25 minuti e viene da una settimana con il doppio impegno in cui è stato chiaramente fra i più utilizzati anche contro il Fenerbahce, contro il Monaco. Scambio fra Owens e Tyler Ennis, uscita di Sokołowski che riceve la palla in modo un po' difficoltoso, evita la violazione di metà campo, però torna con il consegnato ancora da Tyler Ennis. Sono 4 secondi per l'attacco di Napoli, Ennis in penetrazione, Zubcic liberato per la tripla dall'angolo che scheggia soltanto il ferro, rimbalzo per Devon Hall. Adesso è una fase in cui non si segna più, si rimane su 71 pari, Melli dalla punta, poi trascambia posizione, si va da Devon Hall, vediamo se Milano riesce a spostare la difesa di Napoli come aveva fatto qualche volta in questo quarto periodo. Taglio di Melli, ecco il ribaltamento di Mirotic per Flaccadori, il tiro non entra ma questo è quello che Milano deve fare, anche perché spostare così la difesa significa non dare punti di riferimento sul taglio fuori e lasciare giocatori liberi per il ribaltamento d'attacco, come Nicolò Melli in questo caso, più 2 Milano. Il ribaltamento è la chiave in queste situazioni per attaccare quel tipo di difesa. Penetrazione di Ennis, Melli li chiude il varco, lo fa con la solita qualità, gli gira intorno Ennis che riesce a trovare un varco per andare a segno nonostante la difesa per buona parte ottima del capitano dell'Olimpia, ma qui è stato ancora più bravo Tyler Ennis che firma la parità a quota 73. Flaccadori per Melli contro Zubcic, Mirotic
si accoppia a Sokołowski, riceve, si gira, lo fronteggia Sokołowski, tiene benissimo sulla prima finta, poi Mirotic attira la difesa, scarica per Devonol, ancora molto bene l'attacco di Milano, dentro e poi fuori, sfruttando le attenzioni difensive che si chiudono su Nikola Mirotic, più 3 e a 7 in pole al man di Milano, ultimi due possessi molto buoni, testimoniano la volontà dell'Olimpia di crescere nella qualità del suo gioco in attacco. Penetrazione di Ennis, alza la parabola per evitare Mirotic che gli tocca il braccio al momento del tiro, liberi per Tyler Ennis, primo lo sbaglia, ha giocato con GBI, ma Syracuse, carriera molto brillante la sua nell'Ateneo dello Stato di New York, secondo libero a segno per Tyler Ennis, meno 2 Napoli. E difesa a zona confermata per la generazione vincente, Flaccadori va da Melli, scambio ancora con Flaccadori, Hall, questa volta Milano rimane perimetrale, non muove particolarmente la difesa, lo fa un po' qui, Hall va nell'angolo da Mirotic che tira sul close out di Lever, sbaglia ma c'è rimbalzo, la Poitras tocca soltanto, la prende Devonol che la mette nel canestro per il più 4 Milano, ancora una volta le difficoltà di Napoli quando dipende a zona di accoppiarsi con i rimbalzisti. E non sono pochi i rimbalzi in attacco che Milano ha preso in questa partita, qui Pulle sparacchia a salve, ma c'è Zubcic a rimbalzo, una difesa a zona che ha faticato a prendere i rimbalzisti, Lever non tira, preferisce affidarsi a Zubcic, consegnato nelle mani di Tyler Ennis, attacca Flaccadori in traffico, si prende il tiro cadente, indietro Tyler Ennis, questa volta sceglie di finire lui senza andare al passaggio che solitamente è la sua arte preferita. La scelta è quella che si rivela vincente, fanno 14, anzi 16 punti per Ennis, conditi dei suoi 6 assist, Napoli a meno 2, Melli riceve, accoppiato ancora Dennis, Hall, Mirotic si porta nell'angolo, ci pensa un po' sopra, poi prende la tripla e Milano vola sul più 5, grazie a Nikola Mirotic, per lui 19 punti, la quinta tripla su 9 tentativi, si è mosso molto bene senza palla. La difesa zona chiaramente non lo segue e quel movimento di Mirotic, quel taglio porta un po' di confusione anche perché poi come vedete si mette lì a bloccare, ma credo che lo rimetterà per il finale Napoli, c'è De Nicolao a giocare al fianco di Ennis nel reparto esterni, Flaccadori segue i movimenti del numero 5 della generazione vincente, Ennis evita lo show di Poitras, attacca l'area pitturata, scarica per Zubcic che si alza per la tripla, Tomislav Zubcic nonostante avesse la mano in faccia di Nicolò Melli manda a bersaglio il tiro da 3 punti che vale il meno 2, Napoli ancora quanto mai viva, ottimo anche lo scarico di Tyler Ennis che ha trovato l'angolo per servire Tomislav Zubcic, ecco Mirotic vuole andare a cavalcare lui Milano, Zubcic lo colpisce al viso, Milano con Flaccadori che serve Melli, Hall è con Tyler Ennis, Zubcic segue Mirotic, si torna poi da Hall, Sokołowski nega la ricezione a Mirotic, lo fa in modo molto positivo, Hall deve forzare il tiro, non lo segna ma c'è il fallo di Tyler Ennis, veramente aspettato il possesso offensivo per metterlo coach Milicic, intanto Hall sbaglia il primo tiro libero dopo il 2 su 2 finora della sua partita, Milano più 2 diventa più 3, ne avrà un terzo a disposizione il nativo di Virginia Beach, tiratore di liberi da 91% in campionato, ottima la sua gara con il Monaco, 14 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, terzo libero a segno, Milano si porta a più di un possesso di vantaggio sull'83 a 79, Sokołowski la rimette in campo per Jacob Pullen con cui si accoppia Siobhan Shields, mentre Hall prende Tyler Ennis e palleggia, poi Owens blocca, Milano cambia, altro blocco da parte di Sokołowski, Poitras prova a passare sopra il 24 di Napoli, il contatto con Alex Poitras, ancora Schiltz a difendere su Pullen, Sokołowski blocca, Mirotic cambia su Pullen, Pullen lo attacca, va fino al ferro, difende molto bene Mirotic che costringe Pullen a un tiro difficile, poi c'è Tepau di Melli che garantisce il rimbalzo difensivo di Milano con Schiltz, Melli ha un mismatch a disposizione con Tyler Ennis, deve correre ad aiutare Sokołowski, si passa dalla punta, Schiltz cambia lato, Mirotic contro Pullen, si mette spalle a canestro, Zubcic deve aiutare, palla fuori per Schiltz con 4 secondi, attacca il recupero di Owens, poi libera nell'angolo Mirotic per un tiro comodo che Mirotic sbaglia, ma ancora la zona che viene mossa, non prende Melli sul taglio fuori, Melli offre un altro tiro a Mirotic che sbaglia anche questo, ma attenzione perché Sokołowski rimane zoppicante e fermo nella metà campo difensiva di Napoli,
gli arbitri fermano il gioco e rimane sul parquet. Mirotic prende Ennis, si va da Pullen contro Shields, crossover, penetrazione, runner di Pullen sbagliato, ma fallo di Devonoli, due liberi per il numero 0 di Napoli. Lunetta, il primo lo mette, rispetto alla disparità enorme del primo quarto in questa categoria statistica, i top scorer della partita. Si ricomincia, rimessa a Milano, più due, palla in mano a 2-13 dalla fine. Melli porta palla, accoppiato a Sokołowski, accelera, poi si ferma, torna fuori per poi andare da Shavon Shields, su cui c'è Di Nicolao, rimane fermo con la palla in mano a Shields per diversi secondi, c'è lo show di Owens. Shields con 5 secondi sfida uno contro uno Di Nicolao, prova a buttarsi dentro e sul palleggio di Shields c'è il fallo del 5 di Napoli. L'esterno di Napoli, deve tornare Tyler Ennis e lo farà per tutta la partita, meno di grosse sorprese, mentre qui vediamo Napier, Kyle Hines, c'è anche Denzel Valentine qui vicino a noi nella zona dove sono seduti i giocatori di Milano che non sono nei 12. Sbaglia il secondo libero l'Olimpia con Shavon Shields, più 3 Milano, possesso Napoli, 1.45 da giocare. Mirotic cambia, rimane con Pullen, lo sfida, crossover, penetrazione, Mirotic da dietro gli toglie la palla, poi toccata con il ginocchio da Pullen. Se hanno dubbi sulla paternità della rimessa, ma in questo caso non c'è una review, il possesso è di Milano, più 3 e palla in mano a 91 secondi dalla fine. Pullen la tocca a Shields che la raccoglie, parte in penetrazione, serve Poitras sulla punta, nell'angolo Melli pensa al tiro, non se lo prende, la mette per terra per attaccare sul fondo, poi chiude il palleggio, va da Devonol che invece si prende il tiro in step back, non lo segna, a rimbalzo c'è battaglia, il fallo è di uno fra Sokołowski e Ennis per riportare l'Olimpia a più di un possesso di vantaggio. Il ferro premia Mirotic per il 20° punto della sua partita, 3 su 3 i liberi per il nativo di Titograd in Montenegro, tiratore di liberi da 89% in campionato, ha messo due liberi cruciali nel finale della gara contro il Fenerbahce e anche qui fa 2 su 2, più 5 Milano a 1.17 dalla fine. Ennis raccoglie la rimessa di Sokołowski, lo prende in consegna Devonol. Mirotic lì vicino, Ennis tiene aperto il palleggio, vuole sfidare o l'uno contro uno, va da Sokołowski che prende, spara e sbaglia, rimbalzo per Shavon Shields, tiro forse un po' affrettato per Napoli, anche se veramente serviva un canestro rapido, visti 5 punti di svantaggio. Shields con Pullen, ma intenzionato a far scorrere il più possibile il cronometro per sfruttare i secondi che mancano e quelli che Milano ha a disposizione, ce ne sono 7 per chiudere l'azione. Shields arma la mano di Melli che prova a chiuderla ma sbaglia la tripla, rimbalzo per Tyler Ennis, 40 secondi alla fine, Ennis rimane accoppiato a Shields, Owens porta il blocco e adesso Melli ruota su Ennis che va in penetrazione al ferro a segnare subendo anche il contatto falloso. Non muore mai la generazione vincente. Ennis quest'oggi 1 su 3 ai liberi, ma questo è solo retina. Adesso la rimessa per Milano con Noll che porta palla a Flaccadori, vuole un ball handler in più in campo adesso Ettore Messina. Mirotic si avvicina, chiaramente Milano vuole tenere palla il più possibile ma Napoli non pensa a commettere fallo, vuole difendere. Shields sfida Pullen uno contro uno, la finta, poi la palla per Melli, ancora Shields, va dentro, layup stoppato da Zucic, palla vagante, la prende Owens, Pullen tira, sbaglia, rimbalzo, c'è Sokołowski, la prende Pullen, Zucic sulla sirena per la vittoria! Tomislav Zucic! Il canestro è giudicato valido, ma chiaramente si andrà all'instant replay. No, il canestro, gli arbitri dicono non è valido, è l'impressione che non sia partito in tempo, ci sarà una verifica all'instant replay, ma andiamo a rivedere quando si accende la luce rossa, è confermato, il tiro non è valido, vince Milano 86-84.